Buonasera a tutti, benvenuti alla terza puntata del ciclo di webinar dedicati alla Laser TV BenQ V6000, V6050 e le tecniche di videoproiezione. Inizio a dare il benvenuto ai nostri ospiti, Emidio Frattaroli, direttore responsabile di AV Magazine. Ciao Emidio. Ciao Luca. Poi dovrebbero essere collegati con noi Fabio De Angelis e Francesco Agliota di Audio Quality. Attendiamo un attimo che si collegano anche loro. Eccoli qua. Ciao Ciao Fabio, Fabio. ti vediamo, ma non ti sentiamo. Attiva il microfono. Ok. Ottimo, eccoti qua. E dovrebbe essere collegato anche Francesco. Attendiamo un attimo che si collega anche lui, tanto che sistemo la videocamera. Eccoci qua. Francesco, non lo vedo ancora collegato, vediamo un attimo se. Intanto inizio a dare il benvenuto a tutti i nostri partecipanti. Per coloro che partecipano la prima volta, vi ricordo che il vostro microfono è disattivato, ma potete comunque scriverci tramite question panel. Icona a forma di nuvola, basta che cliccate sopra, vi si apre una chat attraverso il quale potete inviarci no, le vostre domande a cui risponderemo al termine del nostro webinar. Al termine del webinar vi ricordo di non chiudere direttamente la vostra pagina perché non appena terminiamo il webinar ci sarà un sondaggio. Vi chiediamo un minuto del vostro tempo giusto per rispondere a qualche domanda per permetterci a noi di migliorare la qualità dei contenuti che andiamo ad offrirvi. Francesco, a questo punto non lo vedo collegato. Rimaniamo collegati io, Emidio e Fabio, giusto Fabio? Sì, Rimaniamo io sono collegati. qua. Ok, Da sempre. perfetto. Allora, come l'altra volta, prima di iniziare il nostro webinar, partiamo direttamente dalle domande che ci siamo lasciati dalla prima puntata, Emidio. Utile. Condivido il mio schermo. Dovreste poterlo vedere. Datemi un cenno. Sì. Ottimo. Allora, innanzitutto ricordiamo l'offerta di BenQ per quanto riguarda la propria Laser TV, schermo LR da 100 pollici, fisso a parete, 1.500 euro di listino, se e il V6000, V6050, 4.000 euro di prezzo di listino. Se acquistato in bundle, il prezzo dello schermo LR scende a 1.000 euro. Ma fino al 31-12-2020, ecco collegato anche Francesco. Ciao Francesco. Non ti sentiamo, attiva il microfono. Eccolo, buonasera a tutti. Ok, Ciao. buonasera, buonasera. Stavo riepilogando l'offerta. Fino al 31-12-2020, il telo ve lo regala BenQ. Quindi vi invitiamo ad andare a recarvi presso i nostri partner virtualmente. In modo tale da poter usufruire anche di questa offerta. Emilio, partiamo dalle domande che ci siamo lasciati dalla prima e dalla seconda puntata. Allora, vi ricordo che le puntate sono usufruibili online o per chi ha partecipato e si è iscritto alle prime due puntate avete ricevuto una mail con il link, altrimenti ci sono i video link su YouTube che potete vedere nelle schermate che sto condividendo. Allora, dalla seconda puntata sulla tecnologia ottica ultracorta rimaste due domande principali. Uno, se si poteva arrivare a 3 metri di base con i proiettori ultracorta, che tipo di schermi LR ci sono per queste misure, Emilio? Poi Allora, chiediamo anche ai nostri due ospiti. come vedremo tra poco, per quanto riguarda le specifiche tecniche del V6000, del V6050, BenQ consiglia di non superare 120 pollici di diagonale. In realtà noi abbiamo riempito senza problemi uno schermo da 3 metri di base, quindi 135 pollici, con però una, insomma, differenza sostanziale. Serve una superficie con guadagno unitario, perché solo in quel caso si riesce ad avere un livello di luminanza adeguato per riprodurre contenuti HDR. In questo caso parlo di circa 100 candele su metro quadrato. Con uno schermo ALR, ammesso e non concesso, perché non credo che ci siano schermi LR oltre 120 pollici, il livello di luminanza comunque scende anche al di sotto delle 50 candele su metro quadrato.
Quindi la risposta è sì, si può arrivare fino a 3 metri di base, ma al momento solo con superfici con guadagno unitario e non credo che ci siano schermi ALR specifici per proiettori UST, ma credo che arrivino fino a 120 pollici. Che dici, Francesco, è Chiediamo anche giusto? Fabio Francesco, esatto. Io confermo, io ho fatto un cliente importante di un brand di orologi molto importante, abbiamo fatto una bella demo perché erano interessati al prodotto e abbiamo fatto 2,80 m di base su schermo con guadagno unitario e mi sono veramente favorevolmente impressionato, cioè mi aspettavo molta, molta meno luce e invece devo dire che si è comportato molto bene. Bene, Confermo. bene. La seconda domanda, esistono proiettori ottica ultracorta con Dolby Vision? Se sì, quali? Se no può anche l'HDR10 Plus essere una valida alternativa? Allora, io dico la mia qui, poi magari prego Francesco di dire la sua. Allora, proiettore Dolby Vision in teoria dovrebbe anche esistere, è stato annunciato nel mercato cinese, però non si sa neanche se arriverà in Italia. Un proiettore HDR10 Plus esiste ed è il Samsung, su cui ancora non mi pronuncio perché non l'abbiamo ancora testato. Però insomma lo faremo breve. Detto questo, parliamo di proiettori di LP ad ottica ultracorta con un rapporto di contrasto di circa 1000 a 1, tra 800 a 1, 900 a 1, insomma questo è più o meno il range di rapporto di contrasto e quindi sarebbero proprio questi prodotti a trarre maggior vantaggio proprio dal Dolby Vision, dall'HDR10 Plus, comunque da tutti quei sistemi per fare un tone mapping dinamico con i metadati. D'altra parte, c'è anche da dire che ci sono delle alternative. La prima alternativa è utilizzare, per esempio, dei processori esterni. Mi riferisco, per esempio, al Radiance Lumagen oppure al MADVR Envy di MADVR Labs e ad altri sistemi, come anche noi, per esempio, abbiamo un player Digifast con dentro un sistema simile. Oppure, ovviamente, cioè, quelli insomma, più belli hanno un costo abbastanza elevato, quelli più semplici magari un costo meno elevato. C'è anche una terza possibilità, ovvero quella di utilizzare alcuni lettori Blu-ray che fanno una sorta di tone mapping dinamico. Mi riferisco per esempio ad alcuni lettori Panasonic, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi al momento non esiste un proiettore Dolby Vision. Esiste un proiettore HDR10 Plus su cui dobbiamo ancora fare delle verifiche, però ci sono soluzioni alternative che sicuramente hanno prestazioni decisamente superiori rispetto al Dolby Vision e all'HDR10 Plus. Che dici, Francesco? Sì, diciamo che qui c'è molto marketing in questa domanda, nel senso che giustamente gli utenti sono bombardati da questi standard qui, senza poi capire realmente cosa c'è dietro, come viene implementato. Diciamo che le soluzioni che ha elencato Emidio sono sicuramente le soluzioni più definitive, perché scavalcano il problema alla radice, vanno a leggere come è inciso il segnale e in base a quello fanno delle scelte più o meno giuste per dare un risultato. Invece l'HDR10 Plus e Dolby Vision prevedono una formattazione dei dati che secondo me non è ancora implementata e anche se fosse implementata sarebbe comunque lacunosa. Quindi diciamo le soluzioni che ha elencato Emidio sono già oltre questi standard qui, ma molto oltre. E quindi diciamo se si può percorrere e implementare un sistema di questo tipo con un processore esterno o qualcosa di esterno che faccia quel lavoro lì, è sicuramente molto meglio che rincorrere questi tipi di formati qui, che poi alla fine non daranno il risultato atteso. Questo è il mio punto di vista. Sono d'accordo, sono felice che sia d'accordo con me. Giusto per semplificare un po' il concetto, Dolby Vision HDR10 Plus sono decisamente sopravvalutati, perché, come ha detto Francesco, prevedono che i metadati dinamici vengano inseriti in fase di post-produzione. E non è che vengono inseriti fotogramma per fotogramma, per esempio. Scena per scena. E
Invece i sistemi che abbiamo elencato, ma ce ne sono anche altri all'interno di alcuni prodotti, invece fanno un'analisi fotogramma per fotogramma molto più dettagliata e molto più precisa. E il risultato infatti è nettamente superiore anche ai TV che utilizzano Dolby Vision e HDR10 Plus. Ottimo. Allora, queste erano le uniche due domande che erano state lasciate indietro dall'altra puntata, anche perché eravamo andati avanti mezz'ora, 40 minuti in più rispetto all'orario predefinito. Quindi io adesso vi farei vedere direttamente il video che abbiamo girato all'interno di Audio Quality Milano. Ricordiamo in breve che questa serie di webinar, sono quattro webinar, anche se poi insomma potrebbe essercene un altro a dicembre. Diciamo che l'idea generale era di fare questi quattro webinar all'interno di quattro punti vendita scelti da BenQ, che sono insomma i partner principali. Quindi sarebbe stato un webinar dal vivo all'interno del punto vendita, con una parte dedicata appunto alla visione del prodotto la mattina e poi il pomeriggio il webinar vero e proprio. E invece la situazione attuale ci ha costretti a cambiare un po' i piani, quindi siamo collegati virtualmente in questo caso per la terza puntata con il punto vendita Audio Quality di Milano, dove c'è Fabio De Angelis, che è un punto vendita, più che un punto vendita, una showroom che a noi molto cara, perché è teatro di non solo tanti eventi ma anche di formazione. Il nostro primo Educal, il nostro primo corso di formazione sulla calibrazione è stato proprio da Audio Quality Milano, quando ancora non si chiamava Audio Quality Milano in realtà. Vero, Fabio? Ha portato fortuna. Decisamente. E poi insomma siamo stati anche lì con BenQ, sia con il 5007 che con il 2007. E abbiamo ancora il 5007. Vediamolo allora questo punto vendita, perché abbiamo chiesto a Fabio di farci delle riprese della showroom. Il punto vendita. Vi ricordo di attivare il microfono, perché, sì, perché quando parte il video ci staccano i microfoni. Esatto. Ok. Adesso. Eccolo qua. Vediamo il D6000 installato. Sì, Fabio e Francesco, hai attivato con lo schermo da 100 pollici. Questa è la sala dal piano superiore, giusto? Che poi tu usi anche come studio fotografico, se non sbaglio. Ed è anche sì, dedicata all'audio. Come hobby legate al cinema, la fotografia è molto vicina, quindi giù, qua andiamo giù per le scale, c'è la saletta nuova che aveva rifatto praticamente un anno e mezzo fa. Adesso la qualità purtroppo del video decisamente scesa, perché no, era... però insomma dai, si vede, si capisce, sì molto bene, io la vedo benissimo, vedo anche un trattamento acustico di qualità, molto bella la sala, con insomma, la parte posteriore dove ci sono vari proiettori, vedo anche un BenQ, dei Sony, c'è il 5007 della BenQ, poi c'è il rack con le elettroniche dove vedo un Trinob al centro, se non sbaglio, Ati, insomma, tanta bella roba. E poi vabbè, c'è lo schermo ad alto contrasto da 3,20 metri e 3,30 metri di base. E questo è insomma uno degli ultimi eventi che abbiamo fatto insieme. Queste sono delle immagini di repertorio proprio poche settimane fa. Non è morto nessuno ancora di quelle persone? No, sono tutti vivi. No, non si è neanche. Mi tocca a Francesco. Non si è neanche infettato nessuno, diciamo. No, cioè, abbiamo rispettato assolutamente tutto quello che doveva rispettare. Oggi purtroppo non siamo riusciti ad avere gli ospiti perché la Lombardia è in totale lockdown, abbiamo preferito non aprire, tra virgolette, le porte e ci è sembrato giusto rispettare, insomma, le regole e quindi speriamo che almeno, magari poi su appuntamento chi si potrà spostare quando finirà chiaramente il tutto, il proiettore è lì, quindi l'abbiamo installato con soddisfazione. Infatti ricordiamo ai nostri partecipanti che alla fine del webinar possono darci la loro autorizzazione per passarvi appunto a voi in contatti ed essere ricontattati per una visita su appuntamento nel caso in cui volessero
visionare il V6000, perché comunque certo. appunto in ogni caso tramite appuntamento e con tutte le precauzioni del caso voi rimanete comunque aperti, giusto? Sì, noi su appuntamento molto 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 attenti, stamattina ho avuto un cliente a prenderlo 5.700, siamo veramente attenti con la mascherina FFP2, insomma con tutte, non siamo proprio, siamo già diciamo in regime molto ridotto, però lavoriamo, assolutamente sì. Perfetto, allora io ragazzi darei la parola a questo punto a Emilio per l'inizio del webinar vero e proprio. Ci scolleghiamo noi, lasciamo la parola a te Emilio, do i poteri di presentatore e super in modo tale che così è tutto il pieno schermo, ok? Ok. Ci disattiviamo. Ok, dovresti avere tutta la schermata. Perfetto. A te la parola Emilio. Ok. Allora, torniamo al nostro webinar. Questa è la terza puntata di quattro puntate previste. Abbiamo iniziato lo scorso 7 novembre virtualmente da Audio Quality a Bologna, nella sede principale, con un webinar verticale sugli schermi ALR, Ambient Light Rejection. Abbiamo fatto vedere in generale la storia degli schermi ALR, come funzionano, e abbiamo fatto anche un approfondimento sugli schermi ALR specifici per i proiettori a tiro ultracorto. Abbiamo visto il guadagno, abbiamo visto il note di posizionamento. Poi invece lo scorso sabato eravamo virtualmente a Roma da gruppo Garman, dove invece abbiamo approfondito in maniera orizzontale l'argomento dei proiettori a tiro ultracorto, quindi abbiamo visto cosa propone il mercato, per esempio, abbiamo visto anche i prodotti concorrenti di BenQ, abbiamo visto le caratteristiche, abbiamo affrontato le varie tecnologie di funzionamento, anche un po' i sistemi di illuminamento. Invece oggi ci occupiamo in particolar modo proprio del BenQ V6000 e V6050. Vi ricordo che la differenza è soltanto nella finitura, chiara per quanto riguarda il V6000 e scura per quanto riguarda il V6050. Vi ricordo che sabato prossimo saremo virtualmente da HiFi di Prinzio a Chiediscalo per la puntata del webinar invece dedicata alla calibrazione specifica. Voglio anche precisare che ci saranno insomma informazioni per la calibrazione non solo con strumenti di misura ma anche senza strumenti di misura, quindi con segnali test, e anche indicazioni specifiche per il posizionamento della macchina, che sì, è abbastanza semplice, ma insomma qualche nota tecnica potrebbe tornare utile. Oggi diciamo che il webinar durerà i classici 35-40 minuti al massimo, in modo da lasciare tempo alle domande che potete fare in qualsiasi momento utilizzando il pannello del vostro GoToWebinar. Quindi vedremo prima di tutto le caratteristiche tecniche del V6000 e del V6050, daremo anche uno sguardo all'interno, sulla costruzione, su alcuni elementi come il sistema di illuminamento e l'obiettivo, poi darò delle note che sono molto importanti sull'installazione, soprattutto sul posizionamento della macchina e dello schermo in relazione al rapporto di tiro e quindi alle dimensioni che volete raggiungere. Poi daremo anche un'occhiata al menu di configurazione, che è questo molto importante, e poi spazio alle domande. Allora, abbiamo visto proprio nella puntata scorsa in particolare il funzionamento della tecnologia DLP, che è alla base del proiettore BenQ V6000 e V6050. In questo caso però focalizziamo più l'attenzione sul chip utilizzato, per esempio, che sarebbe meglio chiamarlo microdisplay. La tecnologia è la DLP, ma sta per Digital Light Processing. Invece la matrice, quella che molti chiamano matrice, si chiama DMD, che sta per Digital Micromirror Device. Ogni pixel è in realtà un microspecchio che oscilla in due posizioni, con un angolo di circa 12 o 14 gradi, dipende dal tipo di chip utilizzato. È un componente completamente metallico che può essere quindi agevolmente raffreddato dal lato non esposto alla luce e quindi sopporta volumi di legno anche molto elevati.
Non a caso è questa la tecnologia utilizzata nei proiettori laser luminosi fino oltre i 60, 70, anzi 80 mila lumen. Sulla destra vedete le due condizioni di funzionamento del microspecchio, ovvero la posizione più a sinistra con il microspecchio piegato da un lato, la luce viene riflessa verso un particolare dispositivo che è interno all'ottica che assorbe la luce. Nell'altra posizione invece la luce fuoriesce attraverso l'obiettivo e viene focalizzata sullo schermo. Sono solo queste due posizioni possibili, non ci sono posizioni intermedie e quindi per modulare tutte le sfumature si utilizza la tecnologia PWM, ovvero Pulse Width Modulation, quindi più lo specchio è nella posizione di on e più sarà luminoso il pixel e così via. Vi ricordo anche che la tecnologia DLP prevede anche l'utilizzo di una singola matrice, di un singolo micro display per tutte e tre le componenti cromatiche, che sono quelle primarie, rosso, verde e blu. Sulla sinistra possiamo vedere l'architettura tipo di un proiettore DLP con tre micro display, utilizzati per esempio al cinema, dove la luce dalla lampada o da qualsiasi altro sistema di illuminamento viene scomposta nelle tre componenti cromatiche RGB da tre specchi dicroici, la luce va sul microdisplay, viene modulata dai microspecchi, viene riflessa e il prisma la rimette insieme e poi la luce attraversa l'obiettivo. Sulla destra invece è un'architettura tipica di un proiettore DLP a singolo microdisplay, in cui la luce, al centro e in basso, viene suddivisa nelle tre componenti cromatiche in maniera sequenziale, ovvero una dopo l'altra. C'è una ruota, cosiddetta ruota colore, ovvero una serie di filtri dicroici montati su una ruota e quindi una componente alla volta passa attraverso il light engine, raggiunge la superficie del microdisplay, viene modulata dagli specchi e così via. In questa figura c'è la lampada. Nel caso del proiettore invece BenQ abbiamo invece un sistema di illuminamento con laser e fosfori che vediamo in questo momento. Allora, all'interno, questo è, diciamo, l'interno della macchina, grazie a BenQ per averci dato l'opportunità di vedere l'interno senza costringermi a smontare la macchina. E in questa zona metallica ci sono due elementi molto importanti, che sono: uno è il laser, sistema di illuminamento, e quest'altro che è altrettanto importante, che è una ruota, che non è la ruota colore primaria, in cui c'è uno spicchio trasparente in cui passa il fascio di laser blu, che serve anche per le componenti cromatiche blu, la componente cromatica blu primaria, e poi c'è una zona in cui sono depositati dei fosfori, un mix di fosfori rossi e verdi, che quindi è di colore giallo, che viene illuminata dal laser, si eccita e produce luce gialla. Quindi questa luce gialla e poi blu viene in sé, passa in seguito attraverso una ruota colore a sei segmenti. Attenzione qui, perché sulle specifiche tecniche che vedremo tra poco si parla di ruota con quattro componenti, ovvero rosso, verde, blu e giallo. È vero, ci sono solo quattro componenti, rosso, verde, blu e giallo, ma la ruota colore ha comunque sei spicchi, per il blu, per il rosso, per il verde e per il giallo. In questo caso ci sono due coppie di filtri per il rosso, due coppie di filtri per il blu e due coppie di filtri, una per il verde e l'altra per il giallo. Il motivo per cui non vediamo i colori rosso, verde, blu e giallo è perché sono specchi dicroici, quindi da un lato vedremo il colore complementare. Detto questo, torniamo al nostro PowerPoint e vediamo invece diamo un'occhiata al microdisplay utilizzato. Il microdisplay utilizzato nei proiettori BenQ a tiro cortissimo è un DMD con diagonale da 0,47 pollici con risoluzione nativa Full HD, quindi 1920x1080, che riesce in realtà a riprodurre segnali a risoluzione nativa UHD 4K mediante una bobulazione su quattro posizioni, ovvero il chip riproduce in maniera sequenziale non solo le tre componenti, in realtà sono quattro in questo caso, ma lo fa, ma ha una frequenza di aggiornamento così veloce che riesce anche a riprodurre
4 differenti immagini per ogni componente, ovviamente, e poi c'è un dispositivo ottico che devia l'immagine su 4 posizioni differenti. Vediamo sulla destra il risultato. In alto invece vediamo un altro tipo di chip utilizzato da altri proiettori, anche BenQ, con diagonale più grande da 0,66 pollici, che invece utilizza un altro sistema. La risoluzione più elevata è 2716x1528, circa 4,315 megapixel, e poi c'è una popolazione solo in 2 posizioni, ovvero l'immagine, in questo caso 4K, viene riscalata in una risoluzione che purtroppo non è un multiplo, un sottomultiplo del 4K, quindi generando qualche artefatto di aliasing, e poi c'è la popolazione in 2 posizioni, quindi l'immagine viene scomposta in 2 semiquadri che poi vengono riprodotti in maniera molto veloce. Il vantaggio di quest'altro chip è avere un dettaglio molto più elevato, il chip è più grande, anche l'ottica sarà sicuramente di qualità superiore, però paradossalmente il chip, il microdisplay da 0,47 pollici, che ha una risoluzione nativa più bassa, riesce a riprodurre in maniera fedele i contenuti a risoluzione Ultra HD 4K meglio della DMD da 0,66 pollici. Poi magari vedremo anche un assaggio. Per quanto riguarda invece, tornando alla ruota colore, vi ricordo che il proiettore DLP con ruota colore, che è un'architettura molto semplice, deve fare comunque i conti con l'efficienza luminosa. In questo caso abbiamo visto sabato scorso come si giochi molto sull'efficienza dei filtri, ovvero se voglio avere un proiettore con un gamut molto ampio, quindi con dei colori primari molto saturi, dovrò per forza di cose scegliere dei filtri colore con pendenza molto elevata, ma la luce, i fotoni che rimarranno al di là del filtro di croio saranno tanti, quindi io ho un sistema di illuminamento potente, ma poi la ruota colore che mi permette di raggiungere un gamut molto elevato mi farà abbassare quel flusso luminoso. BenQ invece ha scelto una filosofia diversa, ha scelto una ruota colore con 4 primari, quindi rosso, verde, blu e giallo. Perché il giallo? Perché la maggior parte dei colori che vengono riprodotti non sono quelli a saturazione massima, sono quelli a saturazione intermedia. Non solo, il sistema di illuminamento con laser e fosfori ha tantissimi fotoni all'interno dello spettro giallo, quindi avere un filtro colore di croico giallo all'interno della ruota colore consente di avere un'efficienza molto elevata. E infatti il proiettore ha un circa 2800 lumen, abbiamo misurato nelle condizioni di massima luminanza, però c'è anche un'altra novità, c'è un filtro colore ulteriore che toglie proprio le frequenze gialle sia dal rosso che sia dal verde e consente di raggiungere un gamut ancora più elevato, purtroppo a caro prezzo, perché si toglie purtroppo tanta luce fino quasi a dimezzare il flusso luminoso, quindi da circa 2800 lumen si scende a 1400 lumen. Vediamo ora invece al percorso ottico. L'obiettivo è abbastanza complesso, sono 19 elementi all'interno della macchina, e poi utilizza uno specchio in modo da ridurre ulteriormente il rapporto di tiro. Rapporto di tiro che è molto importante. Lo vedremo poi sulle caratteristiche tecniche. Anzi, andiamoci subito sulle caratteristiche tecniche. Caratteristiche che vediamo direttamente sul sito del produttore. Vediamolo. Qui sono sul sito in lingua inglese, perché sul sito in italiano la pagina sulle caratteristiche tecniche ancora non è visualizzabile. Comunque, vediamo nelle specifiche, basta digitare su Google BenQ V6000 o 6050 ed è proprio il primo risultato che arriva nella pagina diretta del prodotto e specifiche, e si entra nella pagina delle specifiche. Quindi vediamo le prime voci sono sulla risoluzione e sul flusso luminoso, 3000 anzilumen, e il rapporto di contrasto FIO e FO. FO sta per full on, full off, ed è ovviamente un dato dichiarato che ha poco senso nell'economia della risoluzione delle immagini che interessa più a noi. Andiamo più avanti e vediamo appunto altre importanti caratteristiche, come la profondità colore, che è di 30 bit, ovvero 10 bit per componente cromatica, ed è lo standard soprattutto per i prodotti in grado di produrre immagini in HDR.
il rapporto d'aspetto del DMD è nativo in 16 noni, il sistema di illuminamento, vedete, è laser più fosfori, è indicato correttamente, molte aziende dicono solo laser, questo ovviamente non è quasi mai vero che siano solo laser. Ecco, durata della vita del sistema di illuminamento 20.000 ore. Questo si riferisce al tempo dopo il quale rimane comunque il 50% del flusso luminoso. Questo vuol dire che dopo 20.000 ore, con il sistema di illuminamento laser fosforo alla massima potenza, rimarranno comunque ancora 1.500 lumen. Diagonale del microdisplay, poi abbiamo il Keystone verticale, la correzione Keystone, che vi consiglio sempre di non utilizzare, poi vedremo come, e poi insomma il rapporto di tiro, molto importante, 0,25. Vi ricordo, il rapporto di tiro è il rapporto matematico che c'è tra la distanza tra il proiettore e lo schermo e la base dello schermo, la base dell'immagine. Come abbiamo visto prima, viene indicata al massimo una diagonale di 120 pollici, ma nel nostro caso nessun problema arrivare fino a 135, forse anche oltre. Ed ecco, qui siamo nelle caratteristiche dell'immagine, vediamo la color wheel segment, ovvero quali sono i segmenti dei colori della ruota colore, viene indicato rosso, verde, blu e giallo. Y sta per yellow, ovviamente, e 1 per come velocità della ruota colore. Invece poi abbiamo visto che nelle caratteristiche all'interno della ruota colore in realtà è a 6 segmenti. E questo è anche il motivo per cui gli artefatti di rainbow o color breaking sono veramente molto limitati. Veniamo invece ora alle interfacce, abbiamo due ingressi HDMI 2.0, di cui uno anche con ARC, quindi con il ritorno audio, ci sono due ingressi USB 2.0 e un ingresso 3.0, c'è anche la possibilità di avere l'uscita audio perché all'interno del proiettore c'è un media player integrato, che vedremo la prossima puntata, e poi possibilità del controllo RS232 per l'automazione. Tra le caratteristiche, il produttore sottolinea la compatibilità, per esempio, con l'HLG, compatibilità che abbiamo verificato anche con lo SkyQ, e ovviamente l'HDR10 e anche il 3D. Dimensioni, eccole qui. Il prodotto è alto circa 16 cm, questo è molto importante, lo vedremo tra poco, per quale motivo, peso 10 kg, e vediamo invece adesso la cosa più importante che riguarda il posizionamento. Allora, nel manuale che lo trovate sul sito del produttore, faccio vedere come scaricarlo, e tra support, user manual, e scegliete il manuale in lingua italiana, eccolo qui, manuale utente, lo scaricate. Consiglio sempre di dare un'occhiata al manuale anche prima di comprare il prodotto. Ci sono un sacco di notizie e informazioni che raramente trovate nel brochure e tra le caratteristiche tecniche. Una di queste è proprio il posizionamento, perché tra le importanti caratteristiche di un proiettore a tiro cortissimo è appunto il rapporto di tiro, ma anche l'offset. L'offset è una caratteristica importante che indica la differenza di altezza tra di solito il piano su cui poggia il proiettore e la base dell'immagine da cui parte l'immagine. E la vediamo qui in questa tabella riassuntiva che propone il costruttore nel manuale. Quindi, per esempio, vediamo su uno schermo da 100 pollici, la penultima riga, che ha quindi una base di circa 220 cm e un'altezza di 124 cm. Ebbene, l'offset, vedete sulla destra, è di 25 cm circa. Questo dichiara il produttore. In realtà, come vedete, nell'immagine più in alto, l'offset viene calcolato dal produttore tra l'altezza massima del proiettore, ovvero dove si trova l'ottica, e la base dello schermo. In realtà, diciamo, a chi installa il proiettore interessa dove si trova la base dove appoggiare il proiettore, per esempio un mobile. E questo è molto importante, vi faccio vedere per quale motivo. Facciamo un esempio abbastanza semplice. Allora, questa è per esempio, diciamo che è un'immagine molto schematica di una parete,
Ebbene, quella barra verde che vedete è, diciamo, l'altezza nella quale io consiglio di mettere il centro dell'immagine proiettata. La parte inferiore è a circa è a un metro dal pavimento e la parte superiore è a circa un metro e mezzo. Questo considerando l'altezza media degli occhi in un divano di una poltrona che è circa un metro, questo consente di avere il centro dell'immagine a una posizione tale che non bisogna articolare troppo la testa e quindi affaticare poco durante la visione, perché questa è una questione abbastanza importante. Ebbene, adesso vi faccio vedere con una simulazione, con una proporzione abbastanza veloce, più che metterla nel PowerPoint ho deciso di fare in questo modo. Ebbene, quello che vedete al centro è appunto uno schermo da 90 pollici, la parete ha un'altezza di 2,80 m, che è più o meno la media di quello che troviamo all'interno di un appartamento. Ebbene, lo schermo da 90 pollici ci lascia in questa posizione limite, ovvero facendo partire la base da circa un metro d'altezza, ci lascia circa 60 centimetri tra il bordo superiore dell'immagine e il soffitto e un metro tra il bordo inferiore e il pavimento. Questo perché è importante? Perché, per esempio, se noi vogliamo utilizzare, come abbiamo noi qui in saletta, abbiamo un mobile che ha un'altezza di circa 80 centimetri. Ebbene, il proiettore al di sopra di questo mobile ha un'altezza di 15 centimetri, abbiamo visto il proiettore, a cui dobbiamo aggiungere l'offset. E questo è molto importante perché ci fa capire quanto spazio ci rimane poi tra lo schermo, tra l'immagine proiettata e per esempio il soffitto. Allora torniamo un attimo al PowerPoint e vi faccio vedere una piccola tabella che ho inserito. Ebbene, in questa tabella potete vedere sulla sinistra sono i pollici, cioè la diagonale dello schermo in 16 noni, la base dello schermo, l'altezza netta di questo schermo e l'offset dell'immagine, che tiene conto però anche dell'altezza del proiettore, ovvero a quanti centimetri deve stare la base su cui appoggia il proiettore. Ebbene, per esempio nel caso di un proiettore da 3 metri di uno schermo da 3 metri di base, come nel nostro caso che vedremo tra poco, la diagonale sì di 300 e rotti centimetri, l'altezza è di 175 centimetri considerando anche la cornice, perché in realtà un'immagine da 135 pollici ha un'altezza di circa 168 centimetri. Nel nostro caso lo schermo che abbiamo della Screenline ha un bordo veramente minimale, meno di un centimetro, però normalmente la cornice dobbiamo considerarla. Se ci aggiungiamo l'offset di 51 centimetri ci rendiamo conto che veramente sono molto pochi centimetri a disposizione. In questo caso il consiglio è di mettere il proiettore direttamente a terra, per esempio. Benissimo, facciamo vedere invece adesso un riepilogo, appunto, delle caratteristiche che troverete nell'articolo che sarà pubblicato in contemporanea con l'ultima puntata, quella dedicata alla calibrazione. Ci sarà appunto nello stesso momento la pubblicazione dell'articolo esaustivo con caratteristiche tecniche, con misure e anche prima e dopo la calibrazione del proiettore. Veniamo invece al menu utente. Vediamo se questo è in diretta il menu utente. Abbiamo telecomando retroilluminato del proiettore e vi facciamo vedere un rapido sguardo del menu utente, che è molto simile a proiettori BenQ che abbiamo visto negli ultimi anni, molto ben disegnato e veloce come accesso. Ci sono le classiche 6 pagine, con l'ultima pagina che riguarda appunto le informazioni sul segnale d'ingresso. In questo caso il proiettore è collegato a una nostra sorgente di lezione, che è il Digifast, un media player molto particolare di cui abbiamo già parlato,
con segnali in questo caso in uscita in RGB, in SDR, perché tutte le operazioni di HDR di tone mapping le fa il Digifast. Vediamo la prima pagina del menu. La prima pagina è quella sulle impostazioni dell'immagine in generale. Abbiamo in questo caso varie modalità di immagine che poi vedremo nel dettaglio nella puntata di sabato prossimo. In questo caso vi faccio vedere molto rapidamente, questa è la modalità bright, quella più luminosa, nella modalità cinema, dove il proiettore è veramente molto vicino alle specifiche REC di T709. In questo caso il flusso luminoso scende leggermente, ma comunque con lo schermo LR da 100 pollici, quindi considerando un gain molto basso di circa 0,56, abbiamo comunque circa 100 candele su un metro quadrato al centro dello schermo. In più è possibile scegliere anche la modalità DCI-P3, in questo caso cala l'ulteriore filtro colore, un filtro di notch che leva le frequenze gialle dal rosso e dal verde, il triangolo di gamut effettivamente diventa molto grande, ma perdiamo quasi il 50% del flusso luminoso rispetto alla modalità bright, ma anche questo vedremo nel dettaglio. Sì, ok, nel dettaglio lo vedremo sabato prossimo, soprattutto vedremo le misurazioni con una macchina definitiva, quella che abbiamo qui in redazione invece è un sample che ci è stato dato già qualche mese fa, invece a Chietiscalo troveremo una macchina invece definitiva commerciale e quindi ripeteremo tutte le misurazioni di nuovo. Torniamo invece alle altre voci del menu, vabbè, ovviamente luminosità, contrasto, colori e tinta servono, sono indispensabili per la calibrazione, e in avanzate invece vediamo la selezione del gamma. In questo caso poi abbiamo anche temperatura colore che serve anche per il bilanciamento del bianco, anche questo vedremo sabato prossimo. Con gestione colori invece si entra nel color management system, in cui è possibile calibrare dei colori primari, secondari, ma anche sul bianco le tre componenti. In questo caso invece dei colori primari e secondari è possibile calibrare la tinta, la saturazione e il livello. Poi abbiamo anche una serie di filtri nella cartella Cinema Master in cui è possibile controllare la saturazione, la dominante del bilanciamento del bianco, una maschera di contrasto che BenQ chiama Pixel Enhancer e poi il cosiddetto frame interpolation su tre impostazioni predefinite, ovvero basso, medio, eccoci qui, Cinema Master, dicevo basso, medio, alto. Anche questo approfondiremo sabato prossimo, il funzionamento di questo frame interpolation. Vi anticipo che non sono proprio tra i fan dell'interpolazione dei fotogrammi, ma anche in questo caso daremo giudizi su il funzionamento. Poi c'è il Brilliant Color. Il Brilliant Color è un sistema che permette di sfruttare più o meno lo spicchio giallo della ruota colore di cui abbiamo parlato prima. Quindi con il Brilliant Color al massimo valore, in questo caso di 10, avrò la massima efficienza luminosa, ma avrò un leggero sbilanciamento tra la luminanza dei colori, soprattutto quelli più saturi, e la scala di grigi. Riducendo invece questo valore, si abbassa il flusso luminoso del proiettore, ma si riduce il delta di luminanza tra i colori e il bianco e la scala di grigi. Quale utilizzare? Diciamo che anche alla massima potenza del Brilliant Color, sì, il delta è abbastanza elevato, si arriva fino al 40% di differenza di luminanza tra il bianco e i colori. D'altra parte vi ricordo che il nostro sistema occhi cervello ha un suo gamma e quindi servono addirittura 5 volte la potenza luminosa per avere una sensazione di raddoppio di luminanza, quindi in realtà 40% in meno sì, si vede la differenza, ma non è così devastante. Vi ricordo che per esempio gli OLED
commerciali che ci sono da anni, che hanno una struttura di pixel rosso, verde, blu e bianco, hanno più o meno lo stesso delta, anzi anche di più, tra luminanza del bianco e dei colori. Soprattutto nei contenuti HDR questo non è proprio un problema gravissimo. E infine, in modalità luce, è possibile selezionare la potenza del sistema di illuminamento tra normale ed eco, e invece smart eco, diciamo che il proiettore modula la potenza del sistema di illuminamento a seconda del contenuto. Guardiamo invece adesso le altre voci principali, che sono la regolazione e scansione, che vi vieto di utilizzare perché andiamo praticamente a zoomare l'immagine. E in questo caso cosa succede? C'è uno scaling e quindi una perdita di risoluzione con creazione di artefatti, quindi assolutamente no. In HDR è possibile bloccare o forzare la conversione del gamma con contenuti HDR, invece Silence è la modalità che ci permette di spegnere la popolazione su quattro posizioni. Quindi mettendo Silence on, cosa succede? Succede che il DMD Full HD lavora alla sua risoluzione nativa Full HD senza nessuna interpolazione. Quindi il proiettore accetta comunque segnali 4K, ma riproduce solo segnali a risoluzione Full HD. Io uso la modalità Silence On quando, per esempio, devo regolare la messa a fuoco. In questo caso la visione dei pixel è sicuramente più nitida e ho qualche elemento in più, soprattutto quando sono più lontano, per avere dei riferimenti per la messa a fuoco. Dopodiché abbiamo nel terzo menu di impostazione abbiamo per esempio la posizione del proiettore. In questo caso le posizioni possibili sono sul tavolo sicuramente, ma anche in retroproiezione, e non è prevista in questo caso la posizione a soffitto. Non è prevista per vari motivi. In questo caso credo che anche sia proprio il disegno del sistema di raffreddamento che non prevede la posizione a soffitto. Vi ricordo che il soffitto di solito in un appartamento è il punto più caldo, anche di svariati gradi, e quindi il sistema di raffreddamento e di ventilazione deve prevedere questa posizione particolare. E, in più, in unione a uno schermo LR ha poco senso mettere un proiettore a tiro cortissimo a soffitto, perché la luce in ambiente viene riflessa al soffitto, che notoriamente è bianco, e quindi non avrebbe molto senso, anche girando lo schermo. In questo caso è obbligatorio girare lo schermo mettendolo a favore del proiettore, verrebbero comunque riflessi dallo schermo anche i raggi di luce che arrivano dal soffitto, quindi diciamo che il funzionamento sarebbe più limitato. Dopodiché, messa a fuoco automatica, in realtà non c'è nessun automatismo, in questo caso è la voce da selezionare per mettere a fuoco manualmente con il telecomando l'obiettivo. Test formato prevede la visualizzazione di un pattern test, che è molto importante per sistemare il proiettore sulla sua base attraverso i piedini, che vedremo. No, il keystone non lo faccio vedere, tranquilli. Altitudine elevata serve per aumentare la velocità della ventola in caso di installazioni particolari. L'auto keystone non ve lo facciamo vedere perché questa è una macchina, ripeto, un prototipo che ci è stato dato ad uso e consumo dei webinar. Dopodiché vi faccio vedere altre impostazioni, tra cui quella più importante è quella sulla sorgente luminosa, in cui ci dà il timer della lampada, che in questo caso inquadriamo. Vediamo. In questo caso la macchina ha lavorato veramente pochissimo, circa una cinquantina di ore, e invece adesso ripassiamo qui, vi faccio vedere giusto un'ultima cosa con questa telecamera. Arrivo subito. Ok. Vi faccio dare
un'occhiata con un occhio privilegiato lì. Ok. Allora, quella che vedete è, diciamo, l'aspetto del desktop del computer del nostro Digifast a cui è collegato il proiettore. Vi faccio giusto vedere un po' più da vicino l'uniformità della messa a fuoco, per esempio, della macchina. Ok. Faccio vedere. Questo giusto per verificare sul campo che non solo funziona perfettamente il sistema di populazione su quattro punti, ma nel nostro caso non solo la macchina qui, ma insomma anche le altre macchine che abbiamo visto negli altri punti vendita prima del lockdown, abbiamo apprezzato una uniformità di messa a fuoco davvero molto interessante. Vi torno un attimo a condividere lo schermo per farvi giusto una nota sul modo di controllare l'uniformità di messa a fuoco, ma soprattutto il funzionamento vero della rivoluzione 4K. Noi tempo fa abbiamo pubblicato un piccolo clip, un piccolo timelapse con un pezzettino girato addirittura nel 2011 per un altro produttore. Ebbene, se inserite nel nostro motore di ricerca la parola lancia razzi, bene, e scegliete le chiavi ovviamente nell'articolo e non in una notizia, ebbene trovate questo articolo che è Timelapse Test su 4K su YouTube, in cui c'è anche il link al clip su YouTube in 4K, e nella seconda pagina trovate in download appunto il file che potete scaricare e potete vedere per confrontare il funzionamento o meno della riproduzione in 4K. In questo caso, nella posizione centrale, in questo caso è impossibile con la condivisione e col webinar che stiamo facendo, ma potete fare a casa, potete verificare voi stessi con il vostro proiettore se la scritta lanciarazzi piccolissima sopra Scooby-Doo sia visibile o meno. In questo caso solo il proiettore 4K consente di leggere in maniera nitida questa scritta. Ed ora torniamo invece rapidamente al video. Oops. Con potenti mezzi. Dovremmo esserci a questo punto, forse mi sono dilungato un po' oltre, direi di riassegnare a Luca i suoi poteri per fare prima un paio di sondaggi e poi dare spazio a domande e risposte. Che dici, Luca? Assolutamente sì, adesso mi sto riattivando. Un attimo solo. Uh-huh. Allora, direi di far partire sì, il primo sondaggio. Adesso dovreste vedermi. Ok. Direi di far partire. Allora, nel nostro primo sondaggio andiamo a chiedere ai nostri partecipanti che cosa hanno in casa installato in questo momento e nella loro sala, nella loro taverna. In particolare chiediamo se hanno un TV inferiore a 55 pollici, un
un TV 56-75, un TV superiore a 75 pollici oppure un videoproiettore o ad ottica ultracorta o ottica tradizionale. Tu Emilio, che cosa ti aspetti dai nostri partecipanti? Mi aspetto... videoproiettore ottica tradizionale sicuramente, e sono curioso di vedere se vince, cioè quanta quota c'ha un 65 pollici rispetto al 55 pollici. Adesso attendiamo ancora qualche secondo perché sappiamo la prima voce in realtà doveva essere TV inferiore ai 56 pollici, cioè fino a 55 pollici compreso. Sì, fino a 55, certo, dai 56 a salire, certo. Ecco, diciamo che il risultato è quello che mi aspettavo, ovvero i partecipanti a questo webinar sicuramente, probabilmente hanno già un proiettore e ce l'hanno con ottica tradizionale. Sì, infatti mostriamo subito i risultati e vediamo che stravince il videoproiettore ad ottica tradizionale con il 60%. C'è anche una quota di persone partecipanti, un 7%, che ha un videoproiettore ad ottica ultracorta. E il secondo invece che è stata selezionata come scelta è il TV inferiore ai 55 pollici. Quindi è un po' quello che mi aspettavo. Soltanto il 2% ha selezionato TV superiore ai 75 pollici, quindi sicuramente era un po' quello che ci aspettavamo risposte date, insomma. Andrei a fare anche direttamente subito il secondo sondaggio, certo. A questo punto, cioè dopo aver capito cosa hanno in casa i nostri partecipanti, vogliamo chiedere da quanti anni posseggono il loro dispositivo, che sia un TV o un videoproiettore, da meno di un anno, da 1 a 3 anni, da 3 a 5 anni o più di 5 anni. Questo per capire se hanno fatto già un ricambio tecnologico oppure se sono affezionati al prodotto che hanno installato in questo momento in casa. Vediamo un po'. Emilio, tu cosa ti aspetti come risposte? Ah, qua mi aspetto di più tra, diciamo, la seconda voce, da 1 a 3 anni. Anch'io. Però vedo che in realtà da più di 5 anni è una quota importante, addirittura quella che mi aspettavo che vincesse, si gioca il secondo e il terzo posto. Sì, esatto. Aspettiamo ancora qualche secondo perché, come sappiamo, c'è qualche secondo di ritardo tra l'arrivo del sondaggio e le risposte, quindi attendiamo un po' che più o meno le persone abbiano votato. Ok, possiamo chiudere qua. Sì. Mostriamo subito i risultati e vediamo che il 40% ha il prodotto installato da più di 5 anni. Quindi negli ultimi 5 anni possiamo dire che la tecnologia ha fatto passi da gigante, quindi sicuramente ci sono molte persone affezionate ai loro prodotti in questo momento che hanno installato. Gli altri due componenti, a pari in merito, da 1 a 3 anni e da 3 a 5 anni, hanno rispettivamente un 23% ognuno, mentre soltanto un 13% ha acquistato TV o videoproiettore da meno di un anno. Molto bene. Allora, se Emilio, ti ho perso? Ah no, sei ancora. Direi anche di ricollegare a questo punto anche Francesco e Fabio. Attendiamoli un attimo. Eccoli qua. Ciao Francesco. Ciao. Aspettiamo anche Fabio De Angelis. Nel frattempo, Emilio, mi hai dato i poteri di relatore, giusto? Ok, ci siamo. Non ti vedo. Eccoli vedo qua. Sandra. Sei BenQ Webinar? Sì. Fatto. Ok, perfetto. Allora, condivido il mio schermo così possiamo dare spazio alle domande pervenute durante il webinar. In realtà non sono state tantissime stavolta, però vuol dire che sono stato chiarissimo. Esattamente.
Assolutamente. Allora, la prima domanda, quali sono tutti i formati video supportati e con che frequenza di refresh? Qual è la profondità colore effettiva? Allora, un attimo che trovo la pagina, eccola qui. Vuoi condividere tu il manuale utente? Perché sì, nel manuale utente è riportato. Sì, stavo cercando la pagina che ho già trovato, che ovviamente ho perso di nuovo. Ecco, l'ho trovato. Allora, ma in realtà non devo condividere perché, come dire, sul manuale, vabbè, condivido un attimo, dai. No, aspetta, lo faccio vedere direttamente io. Fai vedere tu. Allora, purtroppo nel manuale, cioè purtroppo, ma non è solo il caso di BenQ, ma insomma tutti i manuali danno tantissimo spazio ai tempi, alle frequenze del segnale VGA. Invece fortunatamente BenQ ha una bella paginona sul segnale HDMI e quindi vediamo tranquillamente che è supportato praticamente qualsiasi cosa fino a 3840x2160 a 60 fotogrammi progressivi al secondo. Un attimo solo che lo prendo la pagina, dovreste... Io ce l'ho, nel frattempo l'ho trovata. Ah, ok. Dovreste vederla, un attimo che la metto a schermo intero. Ok, dovreste vederla ora. Eccole qui. E puoi zoomare un pochino, comunque la cosa più importante è l'ultimo rigo, ovviamente. Ovviamente vai, sì. Ok, vai giù. Ovvero è possibile visualizzare, vedete, 3840x2160 a 60p. Quello che manca in questo caso è il 24p, nel manuale invece è supportato perfettamente. Ce l'hai? Qui, eccolo qua. Ok, no, questo è sì. Ok, 24, 25, 30, 50 e 60, esatto. Ok, poi la seconda domanda, qual è la profondità colore effettiva? L'avevamo allora, già detto durante... Allora, la profondità colore in ingresso, il proiettore accetta i 10 bit nativamente. Parlare di profondità colore effettiva è un po' più un campo minato, perché la profondità colore effettiva nativa di un DLP è difficile da misurare, da realizzare, anche perché il DLP utilizza sistemi molto sofisticati di ITER, anche spaziale. Però quello che posso dire è che anche con pesanti calibrazioni di solarizzazioni in questo caso non le ho viste, anche con segnali test molto 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 difficili, con pochissime sfumature, focalizzati anche solo nelle basse luci, che dove siamo più sensibili e dove magari possiamo notarle. Nessun problema, quindi segnali in HDR 10 bit vengono riprodotti senza problemi. Andiamo alla seconda domanda, che magari su cui ci può dare una mano anche magari Fabio e Francesco. Vorrei sapere se collegando il proiettore alla sorgente tramite un cavo LAN HDMI extender il segnale perde di qualità. Allora, tutto dipende dal sistema. L'HD base T, se non sbaglio, il 4K è possibile. Non ho ancora provato uno di questi extender HD base T 4K anche con l'HDR. Anche se in realtà il sistema ci è arrivato, quindi dovrebbero essere disponibili, e quindi in teoria no, in teoria non dovrebbero esserci perdite di qualità. L'unica differenza è che nel tipo di collegamento HD base T, quindi il segnale video su cavo LAN, ha poco margine per la collocazione degli errori, quindi in caso di un cavo non di qualità o comunque con il connettore non clippato alla perfezione potrebbe esserci qualche drop out o qualche cosa, ma qui
dipende più che altro dalla qualità specifica del collegamento e anche dei transcoder utilizzati per trasformare il segnale HDMI in LAN e viceversa. Io in questo caso, per quanto riguarda il collegamento di un proiettore in cui c'è bisogno di allontanarsi parecchio, ci sono adesso i cavi in fibra che hanno un costo veramente molto alto e con qualità molto alta. Magari Francesco e Fabio possono darmi anche un'idea al riguardo su cosa farebbero loro. Sì, cavo in fibra è l'ideale, è sempre ideale. Poi se non si ha la possibilità, noi abbiamo anche quelli con la testa staccabile, allora si possono usare degli extender che vanno bene. Noi li abbiamo installati recentemente, cioè li installiamo regolarmente, non su Cat 6, vanno bene, però è chiaro che l'ideale è proprio il cavo in fibra. Ottimo. Andiamo alla prossima domanda. Esistono schermi LR per proiettori ad ottica ultracorta a guadagno unitario? No, lo schermo ALR in sé, anche quello per proiettori tradizionali, ha un guadagno leggermente più contenuto rispetto alla superficie lambertiana ideale, che è di circa 0,8 o 0,85. E questo ovviamente per la luce che arriva perfettamente parallela al piano dello schermo, cosa che non avviene nel caso del proiettore a tiro cortissimo, perché abbiamo fatto vedere nella prima puntata come in realtà l'angolo di incidenza è elevatissimo, anche per la base, perché il proiettore sta più in basso rispetto alla base dello schermo. Ebbene, quindi no, comunque non esistono. Ma nel caso di schermi con guadagno diciamo ALR, come per esempio gli schermi grigi, che hanno magari un gain anche addirittura di 1.2, nel caso dei proiettori a tiro cortissimo il guadagno diminuisce tantissimo, perché il guadagno vale 1.2-1.3 per la luce perfettamente perpendicolare allo schermo. Quindi sono schermi LR pensati per proiettori a tiro lungo. Quindi nel caso dei proiettori a tiro cortissimo il gain scende anche al di sotto di 0.5. Perché sono schermi che non devono riflettere bene la luce dell'inquinamento ambientale che arriva da tutte le direzioni, ma solo devono riflettere sulla luce che arriva dal proiettore a tiro lungo. Quindi per il tiro cortissimo, ripeto, o si usa uno schermo a guadagno unitario, però al buio assoluto, oppure lo schermo LR, come quello che viene dato in bundle direttamente da BenQ, che è pazzesco come qualità, ma ha un guadagno di circa 0,6, anche meno. Noi abbiamo misurato 0,57, se non sbaglio, ma poi con una uniformità elevatissima, ovvero questo guadagno c'è da qualsiasi posizione, sul piano orizzontale e sul piano verticale. Ed è lo scotto da pagare per avere un rapporto di contrasto anche in ambienti illuminati eccezionale. Ottimo. D'altra parte, e sottolineo quest'ultima cosa, l'accoppiata V6000 o V6050 con il proiettore con lo schermo LR da 100 pollici ci consente di avere 100 candele sul metro quadrato con la calibrazione. Quindi è perfetto per i contenuti HDR. Adesso stanno arrivando altre domande. Una sempre sullo schermo LR. Lo schermo LR è indispensabile oppure in una stanza al buio può andare bene uno schermo con guadagno 0.8? Allora, qui sicuramente mi darà una mano Francesco a rispondere, che già sorride. Allora, lo schermo LR in generale, soprattutto per proiettori a tiro lungo, come il Darkstar 9 che hanno da audio quality, è comunque utile anche nelle Batcave, perché la sala oscurata non è che c'ha la tintura, il Vanta Black che assorbe tutto, anche la finitura nera assorbe un pochino. Riflette un pochino. Non solo, comunque quello schermo, cioè quel guadagno 0,8 che mi toglie un po' di luce sulle basse luci, mi aumenta comunque a parità di condizioni il rapporto di contrasto percepito. Questo è di massimo. È chiaro però che se ho bisogno di luce, ho bisogno di luminanza e voglio un'immagine grande, magari faccio anche due conti. Se ho veramente
non è solo il tipo di trattamento ottico che ho sulle pareti, ma anche che distanza c'è tra i limiti dello schermo e le pareti, perché se c'è una stanza di 3,5 metri e c'è uno schermo di 3 metri, vuol dire che c'ho i lati dello schermo a 25 centimetri dalle pareti laterali, e in quel caso anche se c'è il vellutino nero, qualcosina un po' viene riflesso. E anche lo stesso per il soffitto, se ho un soffitto un po' basso ed è molto vicino alla parte più alta dello schermo, lo schermo LR sicuramente dà un vantaggio non indifferente. Che dici, Francesco? Sì, no, sorridevo anche prima perché vedo che comunque negli anni è rimasta questa cosa dell'importanza dello schermo col guadagno unitario, insomma, qui siamo già andati oltre parecchio. Tornando a botta sulla domanda, sicuramente gli schermi ALR hanno un vantaggio ulteriore. Negli schermi convenzionali si crea un effetto che è parecchio devastante, si chiama contaminazione planare, cioè le zone luminose vanno a buttare luce planarmente anche su quelle scure, quindi potenzialmente, effettivamente vanno a castrare il contrasto del proiettore. Invece negli schermi ALR la luce rimbalzando fuori dallo schermo, questa contaminazione viene molto molto meno. E quindi la percentuale di contrasto del proiettore che si va a preservare è sempre nettamente superiore rispetto... Quindi quando si può, installate sempre uno schermo ALR. Questo quindi è così, la combinazione deve essere tra proiettore e schermo, non solo ovviamente il proiettore fa la differenza. Certo, aggiungo solo un'ultima nota tecnica. In linea di massima... Lo schermo LR per proiettori classici a tiro lungo con guadagno 0,8, di cui abbiamo anche pubblicato misure su AV Magazine, ha più senso con proiettori da rapporto di contrasto importante. Proiettori con rapporto di contrasto, almeno, non dico 10.001, ma quasi 10.000, 20.000, più alto il rapporto di contrasto, più lo schermo LR permette di avere ancora più vantaggio in un ambiente normale. Quando infatti... abbiamo un DLP con un rapporto di contrasto di abbiamo avuto anche proiettori anche DLP con un rapporto di contrasto 300:1, per dire, non è questo il caso fortunatamente dei prodotti BenQ, però insomma quando il rapporto di contrasto è veramente molto basso cambiate proiettore, non è che con lo schermo ad alto contrasto risolvete o lo schermo LR risolvete qualcosa. Discorso invece a parte per quanto riguarda lo schermo LR specifico per i proiettori UST, quindi quello con la struttura lenticolare che abbiamo già visto nella prima puntata. In quel caso è quasi indispensabile l'accoppiata tra proiettori UST e schermo ALR d'alto contrasto, perché è un mix esplosivo. Cioè veramente consente di... Lo vediamo lì, nell'installazione di Fabio, lo vediamo, c'è luce in ambiente, ma sembra un TV. Cioè, ha un livello del nero incredibile. E questo succede solo grazie a quel tipo di schermo. Io aggiungo che quando con Francia abbiamo montato l'ALR Joule da Star 9, siamo rimasti folgorati perché eravamo abituati a vedere la stessa immagine, chiaramente con lo schermo unitario, e come dice Franci, aumenta anche il microcontrasto perché non avendo contaminazione di luce sui pixel adiacenti, quindi gli ALR sono decisamente l'evoluzione degli schermi, quindi bisogna fare un bel paragone. Ovviamente alle volte non vale la pena perché costa più lo schermo ad alto contrasto piuttosto che il proiettore, quindi bisogna fare un pochino di scelte, però è anche vero che lo schermo lo prendi e difficilmente lo cambi, cioè rimane quello, mentre il proiettore magari te lo cambi ogni 2 anni, 3 anni, insomma. Quindi io confermo che anche in una stanza trattata sicuramente lo schermo ad alto contrasto gli dà quel punch assolutamente che invece gli schermi a guadagno unitario non hanno. Allora, dato che stiamo continuando a parlare di schermi LR, metterete a listino anche una LR a 120 pollici per quanto riguarda BenQ? Più no, in questo momento non è in previsione, il nostro schermo rimane quello da 100 pollici, però magari Francesco e Fabio ci possono dare un po' di informazioni riguardanti schermi a 120 pollici, se li hanno in gamma, se... Sì, sì. Ce l'hanno.
Sì, tramite Elite Prime Vision abbiamo una serie di prodotti similari che arrivano anche a coprire 120, quindi sì, non ci sono problemi. Un'altra domanda? Aspetta, aspetta, dimmi, faccio io. Quanto costa un 120 LR per il progetto di PST? Non me lo ricordo. No, non lo sapevo neanche io. Non avete studiato, maledetti. Vabbè. No. Che in genere facciamo il pacchetto, cioè... Costa super... poco. Costa pochino. un'altra domanda. È consigliato l'accoppiamento con un Apple TV 4K? Perché no? Comoda, compressa. Cioè, per carità, cioè come player in generale va bene, magari contenuti, per quanto riguarda i contenuti, fare una scelta leggermente diversa, perché magari sono un po' più compressi rispetto come servizio Apple TV, però comunque attraverso l'Apple TV puoi avere accesso anche ad altri contenuti e ad altri servizi di streaming, però sì. Metti l'Apple TV in un Envy e poi dopo lo trasformi in un Blu-ray 4K, come per magia. Un'altra domanda. Dopo il V6000-V6050, BenQ indirizzerà più prodotti sull'ultra corto o continuerà a presentare nuovi videoproiettori ad ottica tradizionale? Il V2007 e il V5007 sono stati presentati nel lontano febbraio 2019 e per ora non ci sono nuovi proiettori all'orizzonte. Allora, qua rispondo io. Innanzitutto, dopo il V6000-V6050, in questo momento li stiamo lanciando e stanno arrivando ora, quindi è ovvio che la nostra azienda sta iniziando a puntare su quello che sono i proiettori ad ottica ultracorta, ma non dimenticherai i videoproiettori ad ottica tradizionale, tant'è che nell'ultimo trimestre sono stati lanciati altri tre prodotti, sempre della serie V2007, che noi identifichiamo come Cine Prime, V2007i, TK850i, che sono dei videoproiettori che riprendono i V2007 e il TK850 che già conosciamo bene, ma che sono in versione smart e di cui faremo un webinar a dicembre per presentarvi questi prodotti. Quindi non è vero che non ci sono nuovi prodotti all'orizzonte, ce ne sono. Ovviamente usciranno tutti con l'arrivo del nuovo anno 2021. Ah, è così importante buttare fuori nuovi prodotti, nel senso che cioè, già col V5007 avete fatto un prodotto eccellente, cioè nella sua fascia di prezzo sostanzialmente quasi non ci sono competitor. Quindi... Infatti se guardiamo quello che sono le notizie di mercato in questo momento, tutti i nuovi prodotti usciranno sulla fascia di mercato un pochino più entry rispetto al V5007, cioè tutte le novità usciranno su una fascia di prezzo che è sotto quello che è un 1.500 euro, 1.600 euro di listino. Sul V5007 in questo momento è un prodotto che è particolarmente apprezzato sul mercato, sia il V5007 in versione nera che il V5007 in versione S in versione bianca. Quindi su quel prodotto, su quella gamma di prodotto lì, in questo momento non vi sono novità da parte di BenQ. Come anche non vedo grosse novità da parte dei nostri competitor, sempre su quella fascia, perché appunto in questo momento i prodotti che c'è sul mercato hanno già ormai uno o due anni. Posso fare il guastafeste? Sì, dipende. Prima di tutto, una nota tecnica, mi ha scritto Marcello Canè, che saluto. Sì, voleva la tazza di BenQ. No, aspetta, lo schermo da 120 pollici LR costa 1.600 euro. Ottimo. Quindi è un prezzo effettivamente molto contenuto. Invece, per quanto riguarda i nuovi prodotti, sì, confermo anch'io, il 5.7 è straordinario e il 2.7 è ancora di più rispetto al rapporto qualità-prezzo. Però, se potessi consegnare qualcosa a BenQ, per esempio, potrei considerare molto, molto favorevolmente l'arrivo di un 5007 con il sistema di illuminamento laser fosfori, per esempio. Allora, ci sono altre domande, quindi sto andando un attimo avanti.
ve le riporto subito. Innanzitutto, sempre sulla parte della tematica ALR, la calibrazione su telo ALR è uguale a quella di uno schermo tradizionale? Ne avevamo già parlato anche la volta scorsa, se non mi ricordo male, Emilio. Sì. Dove c'erano domande sulla sonda, come doveva essere posizionata, ma mi sembra che non cambiava quasi nulla a livello diciamo di calibrazione. Non è proprio così, ovvero, allora, il workflow non cambia ovviamente, però diciamo, è un po' più sensibile all'angolo di visione questo tipo di schermo e quindi consiglio di utilizzare l'angolo che c'è tra gli occhi e il centro dello schermo in questo caso. Però diciamo, sostanzialmente come approccio non cambia poi molto. Altra domanda, come mai sono rari i sistemi di illuminazione trilaser, che vantaggi hanno e come mai l'illuminazione laser è rara per il COS e frequente per il DLP? Allora, il trilaser è abbastanza costoso in generale, non solo, approfitto per ricordare che in realtà il laser verde fino a poco fa non esisteva, cioè si prendeva un laser di un'altra frequenza e con dei dispositivi si cambiava la frequenza dei fotoni, quindi erano solo sistemi abbastanza costosi. Adesso invece il laser verde, tra virgolette, è più abbordabile, infatti iniziano già proiettori trilaser, che in realtà sono già 2 anni che sono stati annunciati per chi segue i nostri report da Las Vegas, ci sono dei produttori cinesi che hanno tirato fuori i proiettori trilaser, con però una qualità video molto bassa, perché uno dei problemi del laser è lo speckling, ovvero le macchioline. È una sorgente di luce coerente e un effetto collaterale è quello di riprodurre un po' di sbrilluccichio attorno alle superfici, anche superfici normali, che appunto si chiama speckling, e per correggere, per eliminare questo speckling, si adottano delle contromisure che in alcuni casi non sono poi particolarmente efficienti. Devi mettere una persona che muove lo schermo così. Allora sì, tra le varie soluzioni c'è anche quella di mettere in vibrazione lo schermo con degli attuatori. Si usa per esempio nel cinema. Ci sono schermi per esempio per il cinema, anche perché in alcuni casi è necessario avere una superficie, un telo di proiezione con guadagno elevato, che esalta lo speckling, esalta questo difetto di sbrilluccichio di macchioline, e quindi lì mettere lo schermo in vibrazione aiuta. Ci sono tanti altri modi per correggere questo problema, però sul laser blu non si nota per niente, sul laser rosso un po' di più, sul laser verde tantissimo questo difetto, questo speckling. E questo è uno degli effetti collaterali di utilizzare i trilaser. E in uno dei proiettori che è arrivato, che il Samsung per esempio, il The Premier, quello con 3 laser, col tiro cortissimo da 0,19, lì lo speckling si vede per esempio. E l'altro, diciamo, problema, tra virgolette, è che lo spettro dei primari di rosso, verde e blu è così stretto, soprattutto del verde e del rosso, è così stretto che ci sono 2 problemi. Il primo problema è che spesso, diciamo il 99% dei casi, lo strumento, il colorimetro non funziona più, cioè non va bene, e non va bene neanche lo spettrometro. Lo spettrometro che utilizzano quasi tutti, ovvero l'iOne Pro, che è uno spettrometro molto bello, ma con una risoluzione non molto alta, di circa 10 nanometri, potrebbe non dire il vero, e quindi neanche quando si fa la profilazione del colorimetro potrebbero non essere coerenti le misure. Questo è un primo problema. Il secondo problema è proprio fisiologico. Quando i primari sono così stretti, quando sono così profondi i primari, si innesca il cosiddetto metamerismo, ovvero non è detto che 2 persone vedano il colore allo stesso modo. Quindi diciamo, sono tanti i problemi. D'altra parte, quando poi uno vede un prodotto con i 3 laser e con i primari così profondi, c'è l'effetto wow. È un po' come sentire un impianto audio con loudness pompato, no? Il purista vomita perché dice ma no, non sono questi colori, però diciamo l'appassionato della prima ora, dell'ultima ora, quello che magari non ha molta esperienza, invece si fa catturare da questi colori super brillanti, super saturi, e quindi è catturato. Quindi sicuramente
ne vedremo sempre di più di proiettori trilaser e avranno sicuramente successo. Però i primi esperimenti che ho visto non sono nel fieri settore, ma anche più recentemente in un paio di punti vendita che hanno avuto in un proiettore con i tre laser, sono un po' più cauto. Yes. Ah, perché è rara? Allora, perché è rara per gli ELCOS? Perché il DLP è un pezzo di ferro, cioè è super resistente, gli puoi dare tonnellate di fotoni e proprio lui, come direbbe Tommaselli, non lo dico come direbbe Tommaselli, ma insomma penso il concetto sia chiaro. Invece l'ELCOS, Liquid Crystalline Sealing, ovvero SXRD o DILA o anche l'LCD, sono sicuramente dei dispositivi, non dico più delicati, perché direi una cosa che non è vera, però che sopportano meno i fotoni ad alta potenza, perché è vero che magari i fotoni, la quantità di fotoni sono gli stessi, ma sono più concentrati su una frequenza e quindi potrebbero danneggiare, comunque far invecchiare più rapidamente alcune strutture all'interno dei microdisplay. Però in realtà i proiettori laser esistono anche con gli ELCOS, infatti Sony nel prossimo anno tirerà fuori un proiettore addirittura a 10.000 lumen con tre laser, anche se non per tutte le componenti cromatiche, perché in realtà manca il verde, cioè il verde sarà ancora con i fosfori, credo. Allora, poi un'altra domanda, sempre sullo schermo LR, quali sono le differenze di visione tra la LR BenQ e il VV Storm S Pro? Allora, dal punto di vista tecnico, nessuna, cioè la parte proprio dello schermo vera e propria è identica. Anche con le misurazioni non abbiamo rilevato differenze, colore, gain, eccetera. L'unica differenza è sulla struttura fisica, ovvero lo schermo BenQ è tensionato e a cornice fissa ed ha una planarità perfetta. Okay. Il Vivid Storm, che è motorizzato con salita dal basso in questo caso, innanzitutto la superficie dello schermo è più gommosa, è più, come posso dire, dinamica, e quindi noi abbiamo rilevato che basta un alito di vento per farla muovere leggermente. E questo in qualche caso potrebbe anche dare un po' di fastidio, quindi la planarità non sempre è garantita al 100%. Però per tutto il resto sono praticamente identici. Anche il passo delle micro lenti è lo stesso. Sempre una domanda riguardo l'Apple TV. Rispetto a Apple TV 4K di cui avete parlato poco fa, suggerite invece Nvidia Shield. Differenze di qualità di immagine? Differenze tra la versione della Shield 2017 e l'attuale? Non so se tu hai avuto modo di verificarle. Allora, io non ho avuto modo di verificare perché non ho l'Apple TV adesso, ma penso che me la farò regalare da Franco per Natale, sicuramente, perché è giusto anche dare un'occhiata all'Apple TV nuova, vedere come funziona, eccetera. Posso dire che mi piace molto l'Nvidia Shield, che è una bella macchina, lo era già prima con il primo prodotto. E so che qui abbiamo un altro estimatore dell'Nvidia Shield, che è Francesco, se non sbaglio. Sbaglio. Sì, esatto. Come lettore con Kodi ho potuto provarla, la usiamo anche in negozio, quindi e nella lettura dei file Full HD e 4K va benissimo. Addirittura ha qualche difetto in meno di player più blasonati, diciamo. Quindi no. Assolutamente approvata. Però non so come possa, cioè ditemelo voi, come possa essere messa a confronto con l'Apple TV, perché penso che l'Apple TV streami i contenuti preparati da Apple, mentre lì si tratta di un lettore con cui si leggono i file, quindi non so che tipo di attinenza possa avere. Nel senso che sull'Nvidia Shield puoi installare per esempio Netflix, Disney Plus, quindi schiacciati da Amazon Prime Video, Apple. Cioè, sì, come streamer puro, sì. Come player, non so, perché ripeto, io l'Apple TV nuova non ce l'ho,
Immagino, cioè non so se è possibile utilizzarla come media player collegata ad un NAS, per esempio, o un altro. Questo non lo so. Questo neanche io lo so. Spero di sì, cioè spero che ci sia un'applicazione per utilizzare per mandare in play i contenuti, però poi non so. Ok, questa era l'ultima domanda, quindi io a questo punto chiuderei il nostro webinar ricordando che abbiamo un'ultima puntata. Dimmi? Siamo in perfetto orario stavolta. Perfettissimo orario, 6:31. Ricordiamo che abbiamo un'ultima puntata relativa alla calibrazione, saremo virtualmente dai file di Prinzio a Chieti. Io ringrazio i nostri due partecipanti, Fabio e Francesco. Vi ricordo di non chiudere, grazie mille per la vostra partecipazione, vi ricordo di non chiudere la vostra schermata, termineremo il webinar e dopo vi comparirà un sondaggio dove vi chiediamo un minuto del vostro tempo per darci il vostro feedback su quello che è stato il webinar di oggi. Grazie Emilio per la tua partecipazione. Grazie a voi. Supporto. Ci vediamo la prossima settimana. Buona serata. A presto, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.